pali fradici del molo. Carla, titolare dell'hotel Doremi, siamo questa sera in cucina mentre i clienti stanno cenando. Che cosa gli hai preparato? Questa sera, come primo, abbiamo preparato dei nastrini in brodo con un brodo di carne con la gallina nostrana di casa, dei fusilli con lo stracchino e rucola e dei rigatoni alla matriciana. E qua invece siamo alla carne. Sì. Questa sera come secondo proponiamo una tagliata su un letto di insalatina mista con patate al forno, oppure dei formaggi misti e un roast beef di manzo. Noi puntiamo sulla qualità. Fra l'altro facciamo parte di una catena degli alberghi tipici riminesi. E io credo di esserlo, lavoro nella mia struttura, faccio la cuoca nella mia struttura. Noi usiamo tutti i prodotti a chilometro zero, anche le verdure quasi tutte sono di nostra proprietà. Chi è che gestisce l'albergo? C'è lei? Ci sono io, mio marito, la mia figlia, che lei è cuoca anche lei, ma attuale, dico, fino che non mollo io, mi fa la cameriera in sala. Noi ci crediamo, lavoriamo sempre in pieno con la nostra bella clientela privata che ci ama da una vita. Sono più di 15 anni che vengo qui, dunque mi trovo benissimo, specialmente in questo albergo dove ci conosciamo da parecchi anni, dove si mangia bene, dove siamo ben trattati, insomma. Arrivo da Brescia, sono da 30 anni si può dire un frequentatore di Riva Azzurra e soprattutto del Doremi. Avevo addirittura i gestori di prima di Valta. Adesso ci troviamo bene, veramente è come casa nostra, si può dire. Guardi, io è il primo anno che vengo qui e effettivamente sono rimasto meravigliato per servizio, per il mangiare, per le stanze, per l'albergo. È tutto ottimo, tutto gradevole, cucinato appunto giusto. Anche mio cognato, che è un tipo un po' particolare nel mangiare, ha detto: bro, meglio di qua non ci si può stare. Contante è venuto con mia sorella e due amici, 10 ragazzi. Bello hotel, chic anche. Come ti chiami? Michael Badalini. E quanti anni hai, Michael? 8. E a Rimini cosa ti piace fare? Andare al mare e giocare un po' in camera mia. Ma con i miei amici qua che ho conosciuto praticamente gioco a rincorrerci, giochiamo sulla spiaggia alcune volte quando ci incontriamo e tutto. Senti, ma con chi sei? Con i genitori? Hai anche un fratello, una sorella? Sorella. Fa arrabbiare la sorella? Un po', dice parolacce così. Ciao! I genitori di Michael, che abbiamo conosciuto poc'anzi, venite da Mantova. Quanti figli avete? 2. E come sta andando la vostra vacanza? Benissimo, benissimo. Noi ormai veniamo qua da 5-6 anni. Cena, pranzo, colazione, qua c'è tutto, di tutto e di più. Io è come se avessi una casa a Camogli, in Liguria, però da quando ero giovanotto, se un passo gli 8 giorni nell'Adriatico qua, mi sembra che non sia passato neanche l'estate. Devo venire tutti gli anni a fare una visitina alla Romagna. Ci sono degli amici di Milano, ci sono degli amici di Torino, e è una quindicina d'anni che ci troviamo con questo gruppo d'amici. Sì. Alla Carla si sta veramente bene, mangiare, come tutto, pulizia, come tutto. Poi sono 2 anni che l'hanno appena ristrutturato, perciò ieri sera gli ho detto così scherzando: dai Carlo, facciamo un bel risotto alle fragole. E infatti oggi ho fatto risotto alle fragole, per quello. Quanto è grande questa bimba? Ha 7 mesi, appena fatti da poco. Avete appena finito la cena, com'è andata? Ma tra un litigio, un pianto e un altro ce l'abbiamo fatta. Adesso saremo qui per la festa con i bambini e poi magari un giretto. Bonne vacances à tous, à l'Italie, à Rimini.